Ristorante La Piana, hashtag riscoprendo le origini. Io nasco 10 anni fa con un piccolo bed and breakfast in Città Alta. Negli anni si è sviluppato fino a raggiungere 80 posti letto in Bergamo. Passando parecchie volte di fronte a questo albergo e ristorante chiuso da qualche anno, continuava a esserci dentro di me la voglia di sfida per una nuova impresa che era decisamente più grande di quello di un semplice bed and breakfast. Aiutata da Alessandra in questa cosa, abbiamo pensato di lanciarci in questo bellissimo progetto che è il ristorante La Piana, un ristorante che ama la tradizione, ama il territorio, ama il rapporto con i suoi fornitori e ama il rapporto con tutti i nostri ospiti che ci frequentano, che sono prevalentemente ospiti del territorio, del circondario. Alessandra è il mio braccio destro, lei gestisce prevalentemente l'hotel, ma dà una bellissima mano anche sul ristorante. Devo dire che il rapporto che si instaura con i fornitori è un rapporto importantissimo per avere una qualità e una scelta che deve sviluppare proprio l'acquisto sul territorio. Io penso che essere in una posizione così centrale all'interno di un paese piccolo vuol dire essere anche un po' al centro dell'attenzione, e questo locale deve farsi voler bene e partire proprio dalle realtà locali. Noi abbiamo una bellissima iniziativa che a ogni banchetto, ogni comunione o festa di gruppo regaliamo una borsa dove all'interno ci sono delle card che io sono riuscita ad ottenere coinvolgendo degli esercenti qui intorno a me, tipo la farmacia, tipo l'ottica, e quindi cercando di far apprezzare ancora di più il valore del territorio. Noi abbiamo un bel servizio che si chiama Fast Lunch 30, dove ci sono la gente ci chiede questo biglietto da mettere sul tavolo, dove noi serviamo il tavolo in 30 minuti, e non venendo a meno della qualità e quindi utilizzando paste precotte, ma velocizzando il servizio, ad esempio di accoglienza, di prendere l'ordine e di portare il secondo molto velocemente sul primo. Sì. Io ho esattamente 45 minuti dall'uscita al rientro in azienda, un'azienda molto vicina, e ci è stato chiesto appunto di riuscire a mangiare tutto in 30 minuti. E quindi ci siamo guardate, ci siamo dette: dobbiamo affrontare questa cosa, cerchiamo di capire come affrontarla al meglio, sempre mantenendo un'alta qualità, sempre dando il nostro solito servizio a un ospite che comunque ha bisogno di mangiare così in fretta, e così l'abbiamo fatto.